Roberto, allora a te nuovamente questo, questo palco per concludere, per concludere la giornata, esatto, grazie Anna. Mi pare una discussione vivace e interessante. Con Andrea da conto facciamo le considerazioni conclusive di questa giornata di lavoro con i guai. Ci possiamo accomodare. Ci grazie ad Anna per questa parte qua. Allora, Andrea, eh, tanti temi sono venuti fuori in questa chiacchierata, però, insomma, eh, cominciamo co col dire che. La combinazione delle, degli argomenti che abbiamo scelto per questa giornata, se guardiamo al piano nazionale di ripresa e resilienza, a Cuba ha il 65% delle risorse. Quindi è, è chiaro che qua bisogna mettere insieme eh, in modo saggio eh, tutto quanto perché è una sfida di sistema. No? Beh certo, non è casuale che abbiamo organizzato questo, questa doppia vista, quindi transizione digitale ed energetica. D'altronde, anche in una recente analisi che abbiamo fatto, che abbiamo fatto insieme, eh, abbiamo notato come ci fosse una consapevolezza molto importante da parte dei nostri manager, in cui la metà, circa il 50% di loro, ha definito come prioritaria la transizione digitale della PA. ulteriore 40% la transizione verso le energie rinnovabili. Ecco qui che facendo il paio con il 65% delle risorse del PNRR siamo arrivati alla priorità totale per il nostro Paese. Sono i risultati di un lavoro che IWAI ha chiesto all'SWG e che ha portato all'emergere di questi dati nel, nel, nel sondare opinioni, aspettative, desideri, speranze di molti manager italiani importanti. Ora, eh, eh, qui... Eh, eh, esce anche un tema di competenze che è secondo me molto interessante e che tra l'altro ha molto motivo di essere sollevato proprio all'interno di un appuntamento voluto dai guai perché qui bisogna eh, metterle insieme queste competenze. Beh, questo è è anche uno dei motivi per cui abbiamo organizzato con questi ospiti che ringraziamo l'iniziativa. C'è un, un gap di competenze che non sono solo quelle digitali ovviamente, ma sono quelle di cambiare il modello di lavoro, ma che probabilmente possiamo fare sicuramente lavorando ognuno di noi sulle competenze delle persone nelle nostre aziende, ma in realtà anche lavorando in una logica di ecosistema, come abbiamo visto, mondo digitale, energetico, pubblico e parti sociali, come abbiamo visto oggi insomma, in quest'ultimo panel. Quindi credo che questa sia la grande partita ed è una delle cose che a noi... Come Yuai piace fare, cioè piace aiutare non solo in eventi come questo, ma anche nel lavoro quotidiano insomma, con i nostri clienti. Senti, la percezione di UI è che questo sforzo di messa a fattor comune delle competenze è uno sforzo che un po' in tutto il mondo sta, sta andando in questa direzione? Cioè, i segnali sono abbastanza univoci? Beh, ne parlavamo proprio qualche tempo fa Roberto, Il, è chiaro che noi come Italia non siamo messi malissimo oggi, sia come innovazione digitale, l'ha detto anche in avvio uh, dei lavori Massimo Antonelli sul tema del 5G per esempio e, però è una situazione che dobbiamo, dobbiamo probabilmente sfruttare perché ne, non ritorneremo nello stato in cui siamo oggi, come sistema paese, tutti i nostri sistemi paesi sfrutteranno le risorse del PNRR e quindi noi questa partita non la possiamo sbagliare, devo dire che è già in modo da mettere insieme gli ecosistemi, quello che noi consulenti chiamiamo gli ecosistemi. Ecco, questo tema della partita che non è a somma zero è importante, cioè le posizioni competitive dei sistemi nazionali ma anche all'interno delle filiere produttive non saranno alla fine di questo processo di transizione quelle di oggi, questo va detto con chiarezza. Certo, una è, è, è proprio l'elemento che forse cambia di questo nuovo PNRR. Uno è l'aver inserito embedded le riforme, che sono un fattore abilitante. L'altro è di aver costruito i collegamenti tra tutto quello che è le missioni della digitalizzazione e della transizione energetica rispetto a tutte le altre iniziative. E quindi è un sistema che già si può muovere così. Sta anche un po' a noi, tutti gli attori, ma anche a noi, società come la nostra, riuscire a connettere i puntini. Diciamo, e quindi traguardare questo percorso non male connettere i puntini mi pare un'ottima missione per i mesi e gli anni a venire allora questa nostra ehm, cavalcata di approfondimento si conclude qua, ringrazio tutto il team di Y, Anna Migliorati che ha lavorato con me, i tanti ospiti illustri che hanno voluto essere oggi qui presenti mi sembra che abbiamo trasferito a chi ha avuto eh, la voglia e la bontà di seguirci sin qui o anche solo per alcune parti di questo nostro lavoro eh, mi sembra che abbiamo messo a disposizione contenuti interessanti, approfondimenti eh, di varia natura, ma eh, di convergenza assoluta nel rendere evidente che siamo di fronte a un passaggio strategico. Quindi io ringrazio tutte voi e tutti voi che ci avete seguito. Gli appuntamenti di voi continueranno e ne avrete presto notizia. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.